Ci sono molte polemiche in corso sulla realizzazione di un campo nomadi nel quindicesimo municipio. Si è tirato in ballo il camping Flaminio. Ecco, la domanda è molto semplice: volete fare un nuovo campo nomadi nel quindicesimo municipio? Allora, non vogliamo fare un nuovo campo nomadi, e poi non parliamo di nomadi perché l'aver parlato di nomadi nell'emergenza nomadi del 2008 ci ha portato ai disastri attuali. Noi però dobbiamo anche dire chiaramente che non sarà un nuovo campo e la parte importante in questo momento è che noi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per sospendere e revocare tutto quello che era possibile sospendere e revocare. Quindi noi però dobbiamo continuare a dare delle risposte. E non possiamo mettere 500 persone in strada dall'oggi al domani, creando ancora di più problemi di ordine pubblico e sicurezza. La soluzione individuata qual è? La soluzione individuata dagli uffici, perché noi abbiamo fatto una direttiva in cui appunto chiedevamo un ulteriore approfondimento se fosse possibile la sospensione piuttosto che la revoca, in questo momento anche dopo il pronunciamento dell'ANAC gli uffici ci hanno fatto sapere che bisogna continuare. E dopodiché siamo stati anche oggi, questa mane, in consiglio straordinario, qualora venissero fuori nuovi elementi che possiamo esaminare, chiaramente nel nostro compito che è quello di dare un indirizzo politico, poi la percorribilità tecnica amministrativa è competenza degli uffici. Questo è importante ricordarlo perché aver confuso i piani ci ha portato a tanti disastri in passato, quindi vorrei su questo spendere delle parole chiare. E chiaramente se ci fossero degli ulteriori elementi, gli uffici hanno, diciamo, il dovere di prenderli in considerazione. Resteranno sostanzialmente anche nel camping. Allora, in questo momento dal punto di vista dell'iter amministrativo c'è stata prima una direttiva nostra che ha chiesto di sospendere in autotutela, c'è stata la revoca di uno dei due bandi, gli uffici hanno valutato che rispetto invece al bando per il quindicesimo municipio, che era uno dei due bandi appunto di cui avevamo chiesto la sospensione, si debba proseguire proprio perché non ci sono alternative rispetto alle persone che abitano lì. Quindi comunque se dovesse andare avanti non sarà un nuovo campo, ma sarà cercare di continuare a dare una risposta a 500 persone che diciamo, insistono su quel municipio in questo momento.